Allora, ciao a tutti, eccoci nella pseudo cucina, nella mia pseudo cucina d'esterno. Allora, visto il tempo, visto che siamo alla metà passata di settembre, visto anche i miei passati già 44 anni, qualche giorno fa, settimana scorsa, allora, devo preparare qualcosa, cominciamo a dedicarci un po' alle preparazioni un po' più invernali. Quindi andiamo a vedere per fare un brasato, sarà la mia prima volta in Dutchoven o simile, perché non è proprio una Dutchoven, ma la adatteremo. E andiamo a fare la guancia di manzo alla birra, brasato alla birra. Per cui, prima di tutto, che cosa ci serve? Guancia di manzo. Il mio macellaio me l'ha data un po' tagliata, e va bene così. Prendiamo una birra e con il nostro bel coltello andiamo ad aprirla e andiamo a versarla. Ovviamente continuo ad avere cantieri vicino a casa, per cui non ci spaventiamo. E questa la lasceremo marinare, così non andiamo a toccare, la lasceremo marinare 24 ore dentro il frigo. Adesso noi la mettiamo qua dentro per praticità, ma poi andrà a finire dentro il frigo. E voilà, cerchiamo di non dimenticarci. Dopodiché, prendiamo il tappo. Dopodiché, facciamo un preparato classico all'italiana per i brasati, dove andiamo a mettere sedano, carota, cipolla e aglio, in modo da insaporire poi una volta che saranno arrostite andremo a metterci dentro le nostre guance. Sono state ad ammirare le mie qualità di sbucciatore di carote. Tanto abbiamo l'accompagnamento sonoro delle cocorite e pappagalli della vicina. Allora, da dove partiamo? Da quello che ci emoziona meno, per cui andiamo qua. Mi raccomando, attenzione alle dita. Abbiamo il nostro Morgan. Che ci aiuta nell'affilato. Se non facciamo attenzione ci taglia anche le dita. E andiamo a metterci una carota. Tagliato a pezzettini, prendiamo il nostro sedano, i nostri gambi di sedano, li tagliamo ancora un po' così, ci semplifichiamo la vita, e andiamo metto anche le foglie, danno un po' più di sapore. In realtà la parte verde dà più sapore, ma è molto meno tenero confronto a quello e quella bianca. Per cui, visto che non si butta via nulla, l'aglio. E adesso andiamo ad emozionarci, visto che io non ho voglia di emozionarmi troppo, direi che le mie belle cipolle le taglio grossolanamente, così evitano di emozionarmi, e
E così anche questo è pronto. Una volta che sarà pronto anche il nostro, sarà marinata per 24 ore la nostra guancia, possiamo partire e andare a fare il nostro brasato di guancia di manzo. Allora, rieccoci. Sono passate le 24 ore, qualcosettina in più, qualcosettina in meno, ma non cambia molto. In compenso però è cambiato il tempo, perché come vedete è molto più scuro. Di conseguenza ho cambiato il mio abbigliamento perché è più fresco. Mi sono portato avanti mettendomi le spezie, mettendomi un'altra birra. Ho già tutte le cose pronte. Adesso, una fase dietro l'altra, andremo a partire con la preparazione delle nostre guance brasate. Mi sentirete anche un po' più basso, voi per la distanza della telecamera, per poter riprendere anche il braciere, dove andremo a cucinare con il sistema Dutch Oven, anche se non è in realtà una Dutch, ma è una pentola in ghisa. E andremo ad accendere le brichette. Partiamo da davanti. Nel cesto ho preparato 26 brichette della Eco Green Toro, Ecotrade, scusate, della Toro. Perché 26? Perché ho calcolato, ne metterò 6 sopra e 20 andranno sotto per farmi tutta, spero, tutta la cottura. All'incirca sono fra le 3-4 ore, tra rosolatura, cottura, eccetera. Salendo, ovviamente, brichette, Ecotrade, bombette Ecotrade per accendere, non le vedrete, ma saranno qui sotto. Spezie, andremo ad usare le spezie della BBQ King. La vediamo anche in testa, ce l'ho sempre in testa. E come birre andremo a usare una Leffe. Non è troppo aromatizzata, ma al punto giusto. Allora, vi chiedo scusa, ci saranno probabilmente dei rumori in sottofondo perché come sempre vicino a casa ho dei cantieri, stanno distruggendo la strada. Allora, inizio andando ad accendere le brichette. Mi stopperò, farò un avanzamento veloce probabilmente, perché non è il caso che stiamo a guardare le brichette che si accendono, eccetera, e dopodiché passeremo a quanto è la preparazione del tutto e cambieremo anche le inquadrature. Ok, allora partiamo con l'accendere le nostre bombette. Ne mettiamo una, tanto è più che sufficiente. E sì, è accesa. E adesso lasciamo fare il corso. La mettiamo al suo posto. E adesso lasciamo che si scaldino le brichette, che vadano in temperatura. Nel frattempo andiamo a prepararci la nostra carne. Ok. Soffinarci, ma prendiamo le nostre guance. Allora, la marinatura la dobbiamo tenere perché ci servirà, quindi con l'aiuto della nostra forchettina, e come vi avevo detto purtroppo le guance sono già un po' tagliate, vediamo se riusciamo a farle stare tutte qua. Cameraman, se vuole anche staccare, può staccare, tanto le riprese le facciamo anche dall'altra parte. E come avevo dimenticato un qualcosa giusto per appoggiare la carne una volta asciugata. Tizia! Quindi,
preso anche un bel colorito. Grazie alla birra scura. Mettiamo così, però non cada, togliendo questo. Passiamo le altre, perché in realtà sarebbero tre guance intere, però poi esce anche il sole. Ok, eccoci qua. Allora, le bricchette sono praticamente pronte, se vuoi anche fare le cose dall'altra parte. Prendiamo la nostra lasciomen. Per comodità abbiamo fatto scaldare un po'. Facciamo un bel letto sotto, mettiamo la nostra pentola in ghisa, dopodiché mettiamo un filo d'olio così. Vediamo se perfetto. Ah, ovviamente per la sicurezza mettiamo i cartelli stradali, visto i cantieri qua intorno, per la sicurezza altrui avvisiamo che c'è una grigliata in corso. Tempo devo metterne ancora uno piccolino lì, per cui non ho fatto il video di tutte, le abbiamo passate, ma non ho fatto i video a tutte. Andiamo a mettere, togliendo giusto i due pezzi d'aglio per praticità, andiamo a mettere le nostre verdure. Rosolare un po' anche l'oro, magari gli aggiungiamo un pochino d'olio giusto per. Facciamo così. Allora, messo l'aglio, ho fatto rinvenire un po' le verdure con il sughetto che ha arrostito, non ha arrostito le guance, passiamo a mettere le guance.
la marinatura che avevamo, la birra che abbiamo usato per marinare, e ovviamente con l'aiuto del nostro eraser ce lo facciamo, sì, voilà, andiamo a coprire per cui 1,5 litri di birra, 1,5 kg di guance e via. E adesso in ultimo adesso lasciamo cuocere. È praticamente passata un'ora, vediamo un po' com'è, evitando di far cadere. Passate più o meno 2 ore, ho ripulito il coperchio dalle ceneri che c'erano nelle bricchette, passando anche uno straccetto con un filo d'olio, e in modo da poter vedere, e ho aggiunto la sonda per vedere tramite la sonda Mitter quando siamo a cottura, o almeno quando sono alla temperatura al cuore di un pezzo un po' più grosso, per cui lasciamo continuare così, che sta andando bene, e lasciamo che la nostra pentolina e le sue braci facciano solo il loro lavoro. Allora, purtroppo mi sono accorto che era ancora in timelapse, per cui andiamo a vederlo da vicino. L'abbiamo messo dentro al Traeger spento a riposare. Allora, già che riusciamo a prenderlo, ok. Andiamo a vedere la temperatura che ci dà il nostro termometro istantaneo della Inkbird, ok. Perfetto. Vediamo anche che è super morbido, cioè entra senza nessuno sforzo, ma allo stesso tempo, essendo una parte ben muscolosa e bella, perfetto. Allora, lo lasciamo riposare, chiudiamo, lo lasciamo riposare per un po' e poi ce lo pappiamo.